Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata col nostro finalmente raggiungimento del Nether Ridolino e l'abbiamo consegnato alla regina, dopo che Mario gliel'ha sputato in bocca. Un po' schifosa la cosa, eh? Allora, oggi giriamo un attimo la città perché finalmente, se è riaperta, possiamo esplorarla al meglio. Esatto, possiamo finalmente andare in tutti i posti della città che c'ha da offrire. Di qua. Questo mini labirinto, tra l'altro, non è difficile, è solo che, come al solito, quando non sai dove andare, è sempre problematico. Allora, andiamo di qua. Questa, tra l'altro, era la zona che vi dicevo l'altra volta, quando siamo andati nelle fogne, in cui ci sono, ecco, delle casse nascoste. Non mi ricordo perfettamente dove. E questo è il quarto tipo di fagioli. Ecco, perfetto. 5 fagioli. Il tirifagiolo. Questo è il quarto tipo di fagiolo che troviamo all'interno del gioco. Come avete potuto vedere, non è facile ottenerlo, visto che sono fagioli che ottieni trovando delle casse segrete. Il punto è ricordarsi dove sono tutte le casse segrete. Ci vuole un attimo di memoria, ma anche sapere dove trovarle. Ehi, ciao. Ah, benvenuti. Casa dei tubi. Vi posso insegnare varie cose sui tubi? Vi interessa? Ok. Quale tubo vuoi che ti descriva? Tubo giallo? E vai. I tubi gialli si usano per spostarsi dalla spiaggia al fondo del mare o dalle superfici alla sottoterra. Se ne posso trovare molti nel mare o tra le dune, ed è proprio il caso di provare ad entrarci. Le spiegazioni sono sufficienti? Sì, basta così. Arrivederci. Studiate un po' da soli. Oh, che scontroso. Mentre quelli rossi servono solo a fare destra e sinistra. E con questo invece abbiamo sbloccato il terzo tubo disponibile fino ad ora. Andiamo invece da questa parte. Da questa parte si trova il fotografo. Sì, sì, ecco. Facciamo una foto? Sì, la faccio io. Scatterò una bella foto. Allora, volete una foto? Sì. Va bene una foto? 100 monete. Sì, 100 monete. No, grazie. Come? No? Non volete nemmeno la foto? Proprio no. Oh, la vita d'artista è spesso ingrata. Ok, e se facciamo 50 monete? 50 monete va bene? No, grazie. Non mi ricordavo potevo abbassare il prezzo. Qui abbiamo una sola moneta, molto triste. Di qua invece non abbiamo nulla. Peccato. Non mi ricordavo che potevo abbassare il prezzo. E di qua nulla. Ok, scendiamo di sotto. Ora, in questa città ci sono due side quest da portare avanti, più un minigioco, passatemi il termine. Quando ci si trova all'estero l'importante è salvare. Salvare è la miglior cosa da fare, lo sanno tutti. Eh beh, certo, grazie. Allora, è il vecchietto che ci dà la missione? Se c'è qualcosa che non capite dovreste chiedere al super esperto della città. Ovviamente i consigli non sono regalati. Ah beh, grazie. Sei tu il tizio? Ehi fratelli, sembra una domanda stupida, ma avete presente quando c'è da saltare su un bassino? Ecco, che succede se il bassino su cui ci si salta, ecco, si sposta all'ultimo momento? Ve lo siete mai chiesti? Chissà cosa succede? In sostanza, questo tizio qua ti spiega che se tu salti sopra Mario e Mario salta sopra di te, ti dà una moneta. Allora, dov'è il tizio che mi serve? Ehi, ehi, fratelli in viaggio. Abbiamo delle difficoltà terribili, terribili. Ci date una mano? Certo. Mi sono scappati i fagiolcani, dei simpatici animali da compagnia. Se me li trovate tutti e cinque, vi darò una ricompensa. I fagiolcani sono rotondi, piccoli e verdi facile. Sono davvero cuccioli, quindi non dovrebbero uscire dalla città. Fratelli, voi che siete cittadini, date il buon esempio. Conto su di voi. Ecco, questa era una delle side quest del gioco. O meglio, della città. Dobbiamo trovare tutti quanti i fagiolcani presenti qui in città. Eccone uno. Pampara. Non sono difficili da trovare, non sono nascosti in luoghi irraggiungibili, come potete vedere. Ce n'è uno però che è un attimo più nascosto degli altri. Oh, ma guarda. Un altro tirifagiolo, uno sciroppo, un altro tirifagiolo, qui. Un altro superfungo e vai. Allora, andiamo di qua. Perché uno è nascosto sul tetto di questa casa. Siamo a 3 fagiolcani.
Vediamo. Come vi dicevo, uno dei fagiolcani è un attimo più nascosto, perché è nascosto dietro questa frasca. Pam param. Ce ne manca solo uno. Ah, ma guarda, una tartaruga gigante. A volte quando penso di voler riposare tranquillamente sotto un tetto, affitto una stanza. Comunque non ci sono stanze abbastanza grandi per me. E questa cos'è, scusami? Ecco qua l'ultimo fagiolcane. Parabarabam papau. Ed ecco te, amico mio, i tuoi fagiolcani. Eccoli qua. Guarda che carini i miei fagiolcani. Ehi, ma sono tornati tutti. Grazie fratelli, sono commosso e riconoscente, prendete questo. Hai ottenuto un fungo d'oro. Il fungo d'oro è molto raro e, se non sbaglio, è anche limitato. Non vorrei dire una cavolata. Ecco qua il vecchietto invece che ci serve. Sono l'investigatore più bravo della città. Quello che mi affascina in questo momento è la civiltà Favaceggio, no? Volete sapere quel che ho scoperto? Va bene. La civiltà Favaceggio, dunque. In cielo ci sono dei fagioli volanti, no? I fagioli talpa sono sottoterra, no? E i fagioli razzo si muovono rapidi. Una civiltà che si è sviluppata a così alti livelli non era forse già presente su questa terra. Il gioiello della cultura Favaceggio, la fagiogemma, però, è ancora irritracciabile. Tuttavia, io mi sono arenato di un fronte ad un fatto strano, no? Questa fagiogemma potrebbe essere sepolta nel terreno in questa città, no? E io non vedo l'ora di sotterrarla. È solo che non ho idea di dove sia sotterrata, no? Sarei veramente molto felice se voi due poteste cercarla al mio posto. Vi darei una ricompensa, questo è certo, no? Volete cercare il gioiello della civiltà Favaceggio per me, la fagiogemma? Certo. Che esemplari coraggiosi. Valuto che in realtà esistono 10 fagiogemme pronte a essere recuperate, no? Se ne trovate tutte 10, forse potrei ricompensarvi. Grazie ai miei studi ho scoperto che gli antichi favacegi erano piuttosto bassini, no? Forse questa informazione può esservi d'aiuto nella ricerca del fagiogemma. Questo cosa vuol dire? Che se abbassiamo Mario alla sua statura minuta, possiamo rintracciare i fagiogemma. Il punto è che non sono facili da trovare. Quando appare questa icona, ecco qua, dobbiamo switchare con Luigi. Ecco fatto, ecco la fagiogemma. Hai ottenuto un gioiello nascosto. Ecco, ce ne sono 10 tutti nascosti in queste aree. Iniziamo allora la ricerca dei fagiolgemma. Eccone uno, anche se Luigi si era sovrapposto. Switchiamo. Ecco qua un'altra gemma. Hai ottenuto un gioiello nascosto. Eccone un altro. Appena riusciamo a trovare il punto giusto. Ecco qua. Switchiamo con Luigi. Altra gemma nascosta, hai ottenuto un gioiello nascosto. Eccone qua un altro. Perfetto, switchiamo. Pip. Ecco la gemma. Oh, eccone qua un altro. Dove sei? Eccolo. Switchiamo. Ecco un'altra gemma. Pa-pam. Eccone qua un altro. Aspetta, ecco qua. Switchiamo con Luigi. Ecco un'altra gemma nascosta. Yeah! Qua sono sicuro che ce ne sia una. Guarda, non ne metto neanche in dubbio. Cioè, è talmente palese che qua c'era da nascondere qualcosa. Puff. Parabarabam babam. Qua ce n'è un altro. Perfetto. Switchiamo. Altra gemma nascosta. Siamo a 8, ce ne mancano 2. Eccone un altro. Perfetto. Qui. Switchiamo con Luigi. Ok, ci rimane solo l'ultima, che si trova esattamente qui. Ecco l'ultima fagiolgemma. Papam. Vecchio, dove sei? Eccomi, vecchio. Bene, avete trovato le 10 fagiolgemme. Ora potrò pubblicare il mio studio. Che gioia, no? Devo esprimervi la mia gratitudine, no? Come d'accordo, per ricompensa prendete questo. Hai ottenuto un fratelli tiro. Altra spilla molto buona e abbastanza raruccia. L'attacco di Mario sale di un bel po', devo dire. Grande aumento di attacco e punti fratelli. Luigi invece arriverebbe a 68, Mario 61. Facciamo che la diamo a Luigi. Facciamo che la diamo a lui. E appunto, visto che il negozio è aperto invece, vediamo se hanno qualcosa di nuovo. Come vedete, questo è un negozio di moda per personaggi famosi. È una boutique di lusso, ma abbiamo buoni prezzi. Allora, che volete fare? Acquistare? Allora, vediamo. Ecco qua, pantaloni ombrello.
diminuisce la mia difesa. Bene, ok. Pantaloni duri aumenta la difesa ma diminuisce i punti vita. Ci può stare. Più che altro, cioè, hanno difesa plus ma la difesa mi diminuisce, non comprendo. Vediamo invece quelli cuore. Cioè aumenta la vita ma ci diminuisce la difesa. Ok, darei questi qua a Mario, ma giusto perché ci aumentano la difesa. Vediamo le tessere. Invece abbiamo la borlotta, che ci aumenta i punti attacco e non ci tocca i punti i punti fratelli. Ci può stare. La tessera difesa, difesa energetica, più efficace in difesa e in attacco. Ok. Mentre questa consigliata dal venditore in offerta. Ok. Beh, 68 di attacco non è male, ma a sto punto meglio 63, ci teniamo i punti fratelli. Diamola a Mario. Perfetto. Ok, grazie tante. E con questo abbiamo fatto il grosso della città. Dobbiamo entrare nel bar ora. Ciao. Signori, siete nel bar di Fagiolo Stella. Avete delle lamentele? Sapete già delle specialità della casa, vero? Sì. Bene, mostratemi i fagioli che avete raccolto. Cosa desiderate? Allora, abbiamo le quattro miscele base, quindi verde, tiritera, ghigno e sorriso. Poi abbiamo le miscele miscelate fra queste qua. Quelle miscelate sono più facili da fare perché, come vedete, richiedono molti meno fagioli. Anche se, per esempio, questi fagioli qua sono già più difficili da ottenere, quindi dovremmo metterci un attimo a farmarli. Però una miscela crepapelle non ce la toglie nessuno per ora. Ecco qua. Una miscela crepapelle pronta! Hai ottenuto la miscela crepapelle. Cosa? Niente energia? Oh no, ho dei cattivi presagi. Ah! Quelli sono i fantasmi di Luigi's Mansion. Cazzo, di nuovo lui! Aiuto Mario! Aiutami! Sembra l'aroma della nuova bevanda che ha attirato tutti i fantasmi di questo luogo. Oh, mi chiedevo chi fosse. Ora lo so, si tratta del proprietario del bar, il professor Strambic. Ah! Benvenuti nel bar Fagiolo Stella. Vedervi insieme mi riempie di felicità. Come, conoscete il padrone? Quella macchina miscelatrice è la sua ultima invenzione. Avete assaggiato le bevande ottenute con la mia ultima invenzione, il Frullomatix? Il loro sapore rinfrescante vi rimetterà in forma. Ecco lei. Il gusto aromatico è ricco di quella bevanda. Non credo di averla mai assaggiata. Posso berne un sorso? Molto buono. Ah, un retrogusto amarognolo, ma gustoso fino all'eccesso. Questa delizia mi dà l'energia per portare a compimento la mia ricerca sui fantasmi. Grazie per questo campione. Ecco una cosuccia che ho creato nel tempo libero, magari vi è d'aiuto. Ecco il portavarizia. Tutti questi premi che avremo grazie appunto a questo bar sono tutti quanti richiami ad altri giochi della Nintendo. Per esempio, questo portavarizia è di Wario Land. Spero che continuerete a frequentare il mio bar. Sono sempre felice quando i miei amici gustano ciò che ha prodotto il Frullomatix. Volete continuare con le specialità della casa? Allora, a questo punto sì, ma solo giusto per avere un altro oggetto. Allora, facciamo la miscela ghignuccino. Nonostante vorrei tenerli quei 23 fagioli, perché me ne basterebbero due per avere 25, almeno così avremmo due oggetti. Cicchi cicchi cicchi. Oh, com'è rosata. Bella. Un ghignuccino pronto. Hai ottenuto il ghignuccino. Oh, incredibile, un altro aroma sopraffino. Oh, professor Strambic, abbiamo appena aggiunto una nuova bevanda al menù. Che tempismo. Non è il tempismo che mi ha portato qui, proprio no. È stato l'aroma della nuova bevanda. Sono venuto a piedi superando colline e mari. Da dove cacchio abita sto qua? Ehi, che ragione. Potrei provare una piccola campione di questa bevanda? Ecco, tieni. Ah, oh, molto buono. Ebbene, è buona? Deliziosa! È incredibile! È la bevanda del futuro! Ottimo lavoro! Grazie per questo campione! Ecco una cosuccia che ho creato nel tempo libero, magari vi è d'aiuto! Ecco l'anello bonus! Questo non so dirvi di che gioco sia, non me lo ricordo. Improvvisamente non mi sento tanto bene. Forse proprio a causa della nuova bevanda. È proprio vero, non c'è rosa senza spine. Forse ne hai bevuta fin troppa. Oh, dov'è il bagno? Ma capo, non abbiamo costruito un bagno qui. Eccomi.
Oh, quello è il Portegas 3000, Luigi! Pensi di voler fare l'addetto alle pulizie? Che scena questa. Allora, ho fatto due bevande non solo perché potevamo, ma perché questi oggetti così possiamo darli a entrambi. L'anello bonus è fantastico perché ti aumenta l'esperienza e farei switch fra uno e l'altro. Il portavarizia invece ti aumenta le monete. Ed è un bene poter avere sia monete che sia punti esperienza in questo momento. Come potete vedere, Luigi è avanti di un centinaio di punti. Non che siano tanti, ma con l'anello bonus possiamo switchare tra uno e l'altro, il che è un bene. E con questo abbiamo girato tutta quanta la città. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.